Oggi siamo qui a parlare di Segui il tuo istinto, un prodotto assolutamente naturale, composto di pietre, calci e polvere di marmo, come spatola stucchi. Prodotto assolutamente quindi naturale, che dà molta traspirabilità, ha un'altra caratteristica importantissima, che è un prodotto che, avendo uno spessore rilevante, ci permette di avere un effetto sia liscio che lavorato, quindi a rilievo. Oggi andremo a fare questo effetto che ho chiamato pietra spaccata. Naturalmente si parte come sempre dal primus naturale. A parete asciutta andremo ad applicare Segui il tuo istinto, che è molto denso e quindi si spatola molto bene. Abbiamo usato un colore di cartella, come sempre, usando i nostri additivi, in questo caso l'NB. Prodotto è molto morbido, si livella molto bene, consumi vanno circa da 1,5 kg fino a 2 kg al metro quadro. E con questa quantità, appunto, andiamo a coprire i piccoli difetti del muro. Quando ho finito la lavorazione della parete, procediamo con il disegno. Il disegno lo facciamo con questo tampone e adesso Daniele vi fa vedere come si fa. L'importante è lavorare con il tampone obliquo per fare un segno netto e durante il disegno bisogna cercare di imitare quella che è la vena di una pietra naturale spaccata. Con questa parete adesso sta asciugando, cominciamo a vedere dei chiaroscuri, vuol dire che il prodotto ha tirato. È il momento di compattare. Allora andremo a schiacciare, a lisciare qui dove c'è il disegno e a schiacciare un po' più forte qui dove è liscio, in modo che si possa ottenere proprio l'effetto ottico di una pietra naturale spaccata. Ecco, a questo punto il disegno è completato e tra qualche minuto, quando lo vediamo ancora più asciutto, daremo un'ultima lucidatura per avere proprio l'effetto bello liscio in queste aree. Bene, allora la parete adesso è asciutta, adesso vi faccio vedere quali sono le finiture possibili. La prima, la più semplice, la più naturale, è la cera del vecchio. Perché? Perché essendo questo prodotto costruito sempre con prodotti naturali, la sua finitura ideale è la cera del vecchio, che appunto è fatta di saponi e cere. Garantisce lavabilità e resistenza, rende più lucido il prodotto, senza alterarne minimamente il valore naturale. Cominciamo da questo metro, farvi vedere l'applicazione di cera. A
questo punto la cera è asciutta, se diamo un altro passaggio di cera avremo perfettamente quell'effetto della pietra spaccata e poi lucidata. Altra finitura possibile è con gioia oro white paint, metallica quindi, e in questo caso noi la facciamo con gioia NB, cioè rimaniamo in tinta con la parete sotto. Perfetto, prima mano è asciutta, un secondo passaggio, una seconda velatura migliora tantissimo l'effetto, quindi la consigliamo. Allora, qui il prodotto è finito, la parete metallizzata con queste venature molto morbida e molto piacevole. Bene, abbiamo completato, abbiamo dato tutte le indicazioni possibili per fare un buon lavoro, naturalmente è fatto a step, quindi ognuno può decidere dove fermarsi, ma abbiamo in questo film fornito tutti i dati tecnici. A questo punto a voi, divertitevi e seguite il vostro istinto.